Ciao a tutti ed eccoci arrivati a un nuovo nostro tutorial. Oggi vedremo come funzionano questi pennarelli acrilici. Sono confezioni da 12 pennarelli a 24 colori perché abbiamo una doppia punta in gradazione in linea di massima, quindi vedete abbiamo il rosa chiaro, il rosa chiaro, il rosa scuro, marrone chiaro, eccetera eccetera. Sono pennarelli, come abbiamo detto, acrilici e quindi li possiamo usare esattamente come useremo un acrilico a pennello. Va su tutte le superfici dove possiamo usare un acrilico. Devono essere ancora testati per l'utilizzo sulla stoffa, perché dobbiamo renderci ancora conto di quanto il colore diventi stabile. Vi faccio vedere la punta. È una punta molto sottile e, come vedete, spero di aver beccato bene l'inquadratura, eccoci qua, e è una punta che finisce in maniera molto sottile, per cui ci dà la possibilità di fare anche tratti appunto sottili. E è una punta però piuttosto morbida, quindi premendo di più il pennarello allarghiamo il tratto. E ve lo faccio vedere subito cosa intendo, proprio facendovi una prova così sulla carta. Allora, se lavoriamo a fil di punta abbiamo un tratto molto leggero, ora ve lo avvicino, molto sottile più che altro, mentre se andiamo a premere un po' di più il tratto si allarga, vedete, a fil di punta e tratto più largo. Ok, spero si veda abbastanza in maniera chiara. Ok, allora abbiamo detto che possiamo utilizzarli appunto su tutte le superfici dove utilizzeremo un acrilico. Per le superfici lisce tipo il vetro, tipo la ceramica o cose del genere, usiamo, come faremmo con un acrilico a pennello, l'aggrappante, e a quel punto poi andiamo ad utilizzare invece il pennarello. Oggi vi facciamo vedere l'applicazione appunto sul legno. Come sapete, noi trattiamo tantissime sagome di Sagomiamo, appunto questa azienda che si occupa solamente di sagome in legno. E abbiamo preso questo qui, che è un piccolo cactus che noi stiamo realizzando per delle bomboniere. Questa mattina ho appena ritirato gli altri che mi servono sempre per le bomboniere, quindi approfitto per farvi vedere come avviene la colorazione. E vedrete che riusciamo anche a creare delle sfumature. Vedete che il verde è sfumato? Ve lo avvicino, ecco qui, è sfumato. E ora andiamo a vedere come possiamo fare per sfumarlo, e utilizzeremo appunto gli stessi colori, perché devo farle tutte uguali, quindi approfitto di voi. E inoltre, dopo, anzi, ve la faccio, partiamo subito da questo. Questi sono i famosissimi occhietti di Sagomiamo, ok, che sono in carton legno, molto sottili, che servono appunto per realizzare gli occhietti sulle nostre creazioni, bambole, eccetera. Gli occhi sono sempre un problema, e appunto Sagomiamo ha lanciato questo prodotto che è fantastico, uno dei più venduti,
perché appunto ci risolve un sacco di problemi, come dico io, ok? E quindi andiamoli a vedere come poterli utilizzare. Io adesso nella cartina, come vedete, sono varie misure, vi faccio le più grandi perché per il video sicuramente è meglio, è più evidente, ok? Quindi andiamo a colorare gli occhietti un pochino più grandi. Come vedrete, io non utilizzo aggrappante, non utilizzo nulla, vado diretto esattamente come andrei con l'acrilico, ok? Quando il legno è molto liscio e non ci sono problemi di utilizzo, ok? Non bisogna liscio e senza grossi difetti di, chiamiamolo, di venature, ok? Non c'è bisogno di dare l'aggrappante con questi pennarelli. Infatti sto lavorando senza aggrappante. Se vogliamo possiamo dare una base bianca semplicemente per non fare più passaggi, ma non è obbligatoria, diciamo così. Allora io adesso cercherò di lavorare a rovescio e vi vado a colorare questa coppia di occhietti qui, ok? Allora la parte più bassa dovrà essere bianca. Il consiglio che diamo è quello assolutamente di non staccare gli occhietti dalla cartina, lo fate dopo perché sennò diventa scomodo, ok? Allora il bianco avrà bisogno sicuramente di più passaggi, poi lo vedremo. Poi la parte superiore, questa qui che sarebbe praticamente la pupilla, sarà nera. Guardate come copre immediatamente. Oltretutto questa è la serie mia di pennarelli che ho, e soprattutto il nero l'ho utilizzato già tantissimo. Ho fatto 70 sagome con il nero, per cui i palloni da calcio, e quindi è molto molto sfruttato già come pennarello. Ed eccolo qua. E poi ci andiamo a prendere un, li facciamo nocciola, ok? Così li vedete abbastanza bene. Quindi prendiamo il pennarello dei marroni, andrò ad utilizzare il più chiaro. Scioccamente non mi sono messa gli occhiali. Ok. Allora, come a pennello, ma questo mi sta succedendo perché appunto non ho gli occhiali, ora Deborah me li porta. Potrebbe succedere che, allora non so se si vede, ma sono andata con il marrone leggermente sul nero, ok? Allora, prima di tutto questo serve per dimostrarvi quanto sono coprenti, ok? E perché appunto con un colore più chiaro sono andata su un colore più scuro e si vede, ok? Ma a questo punto semplicemente non faccio altro che ripassarci il nero e con gli occhiali, come vedete che è meglio, e vado a definirmi bene i contorni. Ecco, sì, è sicuramente meglio. Ok, così adesso non ci sono più sbavature. Il fatto di utilizzarli sul ancora nella cartina, di decorarli mentre ancora stanno qui, e vi permette anche, volendo, di uscire dal tratto. Io non so se si vede, ma in alcuni punti sono andata sulla cartina con il marrone soprattutto, ma non ci interessa perché quando li stacchiamo saranno pronti, ok?
ho sbordato, ma non importa. Se voglio rendere ancora più evidente il colore, lo ripasso. Ecco qua. Dopodiché poi andrò a farmi la luce sulla pupilla, ma in questo caso io consiglio, come dovrò ripassarmi anche il bianco qua, consiglio di utilizzare un acrilico classico per fare i punti, solo per un motivo, perché con il pennarello bianco per fare il punto dovrò andare a allargare un po' il tratto e rischio di sporcare la punta. Ok, un pennarello lo sciacquiamo, una punta di un pennarello no, cioè no, scusate, un pennello lo sciacquiamo, la punta di un pennarello no, per cui non è consigliabile fare questa cosa. Ok, tanto qui con il bulino o lo stuzzicadenti, quello che sia, puntino bianco e avrò fatto la luce. Ok, e questo l'abbiamo visto, è proprio un esempio semplicissimo. A questo punto ci andiamo a prendere uno dei nostri cactus. Guardate quanti ne devo fare, ma ci metto veramente un attimo a farli. Allora, prima di tutto io consiglio sempre, ma questa è una regola in linea di massima proprio della pittura acrilica, e di cominciare sempre con i colori più chiari, ok? Quindi il colore più chiaro è sicuramente il verde nel nostro caso. Così vi faccio vedere anche come poterli sfumare. Per prima cosa vado a farmi verde chiaro tutto quanto, tutta quanta la palletta, diciamo, del cactus, ok? Quindi il colore più chiaro, non importa di coprire, copriteli tranquillamente i fiorellini azzurri, perché tanto poi andiamo in sovrapposizione e questo verde sparirà. Per cui non impazziamoci, perché in questo caso sono veramente piccini i dettagli, non impazziamo a girarli intorno, non importa. Ok, ecco qua, e ho ottenuto tutto il verde. In maniera piuttosto rapida vado a farmi la parte più scura con il principio delle ombreggiature, ok? Quindi vado a prendere il verde più scuro e me lo posiziono solamente là dove voglio l'ombra. Mentre è ancora bagnato, con il dito, o poi dopo facciamo una prova anche col cotton fioc, perché mi rendo conto che non è proprio carino da vedere, ma io uso tantissimo le dita, le mani per sfumare. Ok, vedete che ho già creato una sfumatura? L'ho semplicemente, il mio dito lo testimonia, sfumata con il dito finché è bagnata. Adesso vado a mettermi il marrone, vado a fare il vasetto e comincio con il marrone più chiaro, lasciando libere le fasce che poi dovranno diventare rosse. Nel frattempo così il verde mi si asciuga. Ecco, anche l'asciugatura rispetto a un acrilico convenzionale a pennello è molto 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 più rapida, ok? È anche vero che sto lavorando senza aggrappante, quindi il legno assorbe, però è sicuramente più rapida rispetto all'acrilico a pennello. Mi vado a fare i marroni
con lo stesso principio con cui ho sfumato il verde, sfumo, anzi adesso facciamo una prova, prendo un cotton fioc, così facciamo una cosa quasi più professionale, piuttosto che col dito. Ho deciso che le mie ombre saranno di qua, da questo lato, per cui vado a rilasciare il marrone scuro e subito a sfumarlo con il cotton fioc. Sì, funziona anche col cotton fioc, io preferisco sempre il dito, però ok. Allora, vediamo se... Sì, sì, sono venute. Vediamo se le riuscite a captare. Poi, naturalmente, se voglio evidenziare l'effetto, continuo a lavorarci sopra in sovrapposizione. D'accordo? L'ultima cosa che devo fare è andarmi a fare i rossi. Queste due. La cliente lo vuole semplice, piatto e rosso, quindi vado, allora, come questa, insomma, in linea di massima è una regola per l'utilizzo dei pennarelli, qualsiasi essi siano, mi vado prima a tracciare i contorni e poi vado al riempimento, ok? Ok, vedete che se ho bisogno, ecco, non di sfumature eccetera, di un colore tra virgolette piatto, di una campitura semplice, mi basta un passaggio, eh? Eccolo qua, è già fatto. A questo punto il verde si è asciugato. Vado quindi a farmi i fiorellini azzurri, che è il colore che ha scelto la cliente. Ok, quindi prendo l'azzurro e mi vado a fare proprio i puntini, che non sono evidentissimi, ma perché proprio è fatta così la sagoma, ma poi nell'insieme, scusatemi, devo girarla un attimo, sennò veramente non riesco a centrare i punti, ma che poi nell'insieme sembra che non ci siano alla vista così distratta, diciamo così, ma poi invece quando sono fatti tutti ci sono e come, e eccoli qua. Ok, allora, considerando che ve l'ho spiegato, mi sono fermata per farli vedere eccetera, in linea di massima in un minuto ho fatto tutto quanto. Adesso facciamo una prova da destra, cercando di beccare l'inquadratura. Ok, adesso facciamo una prova su un altro materiale, che è il gesso. Questa è una sagomina in gesso. E andiamo a vedere come si comporta, ok? La faccio proprio espressa come prova, perché ancora per conto mio non me l'ero testata, ma non è proprio un problema. L'unica cosa, non ho pensato a che colori utilizzare, voglio usare questo colore qui, che è una sorta di Tiffany, ottanio eccetera, perché mi piace tanto, per cui volevo usarlo e adesso lo uso. Mi andrò a fare la parte sotto, diciamo, della struttura in questo colore. Oh, che bello, guardate.
va subito subito in copertura senza nessun tipo di problema. Guardate che meraviglia, liscissimo. Ora mi vado a fare anche i bordi, perché questa è in 3D. Ok, liscio liscio liscio, che spettacolo. Si vedeva che era bello questo colore. Ok, veramente, cioè il pennarello acrilico risolve tantissimi problemi. E poi, se volete, ve lo dico con certezza perché lo sto facendo, e proteggerlo, utilizzate assolutamente le protezioni all'acqua che siamo abituati a usare con tutti i colori acrilici. Io addirittura le sagome di un altro, di un'altra cerimonia, queste qui ancora devo farle, di un'altra cerimonia, e ho dato per fare prima, perché erano 70 sagome, per fare prima ho dato la finitura spray, è proprio perfetta, non reagisce nulla, si protegge in un attimo, molto 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 valida. Allora, adesso io la parte sopra della borsetta, aspettate che qui non ho visto e c'è un puntino bianco, ok, me la vado a fare. Abbiate pazienza se ogni tanto forse avete un effetto terremoto, perché io non mi rendo conto e muovo un po' il tavolo e il cavalletto della telecamera è sul tavolo, per cui forse ogni tanto rischio di muovervi l'inquadratura. Ok, ho usato, adesso sto usando per creare un contrasto sulla parte, diciamo la patta della borsa, e ho usato la gradazione più chiara, ok, quindi questo verde acqua. Ok, molto belli, veramente molto molto belli. Quindi diciamo che come prodotti complementari, quindi che ne so, aggrappante, finitura eccetera, usate quelli normalissimi da decoupage, ok? Faccio un attimo un'altra modifica, perché ho sbordato, quindi vado a ricrearmi bene il contorno. Eccolo qui. Ok, ora andiamo a fare la fibbia come se fosse in oro, quindi utilizzerò l'ocra, così li usiamo un po' tutti, eh. E idem per il manico. Guardate, sembra veramente dorato. Allora, nel frattempo, io vi ricordo che se avete domande, se avete dubbi eccetera, il nostro numero è 370 10 25 425. Potete tranquillamente anche scrivere un messaggio WhatsApp oppure lasciare commenti. Questo video è per YouTube, e commenti qui sotto al video, ok, e vi rispondiamo direttamente. Allora, un attimo solo, che così finiamo questa e
abbiamo finito. Vi ricordo, vabbè, già ci siete sul nostro, sul canale, visto che state vedendo questo video. Comunque continuate a seguire il canale e anche tutti quanti i social, dove con la parola Hobby dei Ricordi troverete tutte le nostre pagine. E ripeto di nuovo il numero 370 1025 425. E il nostro shop lo trovate su www.hobbydericordi.com .it, scusate, ho già avuto un attimo. Ecco qua, qui facciamo il bottoncino. Eh? È molto carina? Carina, eh? Anzi, guardate, l'ultimo tocco. Siccome io sono un po' fissata con i PUA, vado a farle i PUA. Ecco, guardate come sono coprenti. Ora ho preso il colore più chiaro e sto facendo i PUA sullo scuro. Guardate. Con un tocco fatto tutto. Allora, signore, io vi ho, spero troviate interessante questo video e vi faccio rivedere quali sono i prodotti che abbiamo usato, che è questa confezione di pennarelli della DecoTime, 12 pennarelli in 24 colori. E con 12 pennarelli acrilici, ok? Quindi non è un pennarello tipo al solvente tipo gli Uniposca, ok? È una cosa diversa, è proprio un colore acrilico messo dentro un pennarello. Niente di più semplice. Questa è la confezione e questo è il risultato che abbiamo ottenuto in un attimo. Ora non so quanto a che tempo siamo di questo tutorial, ma insomma abbiamo chiacchierato, abbiamo fatto tre esempi diversi e tutto quanto in maniera velocissima, semplice, a prova di bambino. Ok, ci siamo anche sporcati il polpastrello, però se volete abbiamo visto che va benissimo anche un cottofioc per sfumare le sagome. Io a questo punto vi ringrazio e seguiteci, Hobby dei Ricordi, 370 10 25 425. Grazie e alla prossima. Ciao!